Coppa Italia, Benevento, Bologna e Sampdoria agli ottavi. I saniti superano 1-0 il Cittadella e affronteranno l'Inter, i rossoblù battono il Crotone 3-0 e se la vedranno con la Juve. 2-1 dei blu cerchiati alla SPAL, ora c'è il Milan. Roma, il Benevento che ritorna alla Scala del Calcio è la prima notizia della giornata di Coppa Italia. La squadra della Strega stacca il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Dove troverà l'Inter di Luciano Spalletti, superando di misura il Cittadella grazie ad un lampo vincente di Bandinelli. Il Bologna supera il Crotone 3-0, salva, almeno per ora, la panchina di Inzaghi e se la vedrà con la Juventus, la Samp batte la SPAL 2-1 e trova il Milan. Benevento, Cittadella, Bucchi deve ancora fare i conti con un'infermeria super affollata e schiera una formazione rimaneggiata. All'ultimo il tecnico dei giallorossi deve rinunciare anche a Di Chiara e getta nella mischia dal primo minuto il giovane della primavera Cucurullo. Dall'altra parte anche Venturato dà spazio alle seconde linee che ben figurano dimostrando qualità e quantità. I primi lampi del match sono di marca ospite. 7 Settembrini ci prova dal limite, Montipo blocca senza problemi. Il Cittadella parte bene e continua a creare pericoli, palla di Finotto per Scappini al centro, il tap-in dell'attaccante sfiora di poco la porta. Il Benevento si sveglia alla mezz'ora con un'insidiosa conclusione di Ricci, ma Maniero respinge. Nel finale della prima frazione i saniti sfiorano il vantaggio, buon aiuto per il colpo di testa di Coda, pallone di poco fuori. All'alba della ripresa il Benevento divora un gol già fatto con Ricci, che a tu per tu con Maniero si fa ipnotizzare dal portiere ospite. Al 68 il Cittadella trova la via della rete con Scappini, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Bucchi inserisce Bandinelli e Asensio ed è la chiave vincente del match. Al 77, infatti, il Benevento spezza il filo dell'equilibrio. L'ex Sassuolo ruba palla a centrocampo, scambia con Asensio e nel cuore dell'area veneta trafigge Maniero. Nel finale la squadra di Bucchi gestisce bene il vantaggio e alla fine può festeggiare con i propri tifosi il passaggio del turno. Bologna, Crotone, il Bologna stacca il pass per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Al Dallara, la formazione guidata da Filippo Inzaghi si è imposta 3-0 sul Crotone nel quarto turno ad eliminazione diretta. I felsini, in ritiro dopo il pesante co-incampionato con la Sampdoria, sfideranno allo Stadium la Juventus per un posto nei quarti di finale. Padroni di casa in vantaggio al 40esimo con Orsolini, all'11 della ripresa gol di testa di Falcinelli e ancora Orsolini al 22esimo con un perfetto tiro a giro firma la personale doppietta. Una boccata di ossigeno per la squadra ed anche per Filippo Inzaghi la cui panchina è in bilico dopo i brutti risultati in campionato. Sampdoria SPAL, vittoria e qualificazione per la Sampdoria che supera la SPAL in rimonta e si regala il Milan agli ottavi.
Sono gli ospiti però a passare in vantaggio per primi nonostante l'avvio di gara sia di matrice blu cerchiata, ma Saponara e Kovenatskhy sbagliano buone occasioni. Non così Floccari che passata da poco la mezz'ora lavora un buon pallone in area e da destra lascia partire un diagonale che si infila all'incrocio alle spalle di Rafael. Il gol galvanizza la squadra di Semplici che potrebbe anche raddoppiare con Paloschi, ma il suo rasoterra trova un ottimo Rafael ad opporsi. In pieno recupero contropiede fulminante della Samp che con due passaggi. Saponara per Jankto, Jankto per De Frel arriva dalla propria tre quarti sino in area ferrarese dove il francese non sbaglia con un preciso rasoterra. Ripresa tutta di marca Sampdoria con gli uomini di Giampaolo che sfiorano il vantaggio prima con Saponara e poi con Jankto, che dopo aver dribblato anche il portiere si allarga troppo sparando a lato a porta vuota. Il gol che vale la qualificazione arriva solo al 37 grazie a Kovenatskhy bravo ad anticipare Tonek e Milinkovic non perfetto nell'uscita. Non bastano alla Spali 5 minuti di recupero per agguantare almeno i supplementari e così la Sampdoria può festeggiare. Noi non siamo un partito, non cerchiamo consenso, non riceviamo finanziamenti pubblici, ma stiamo in piedi grazie ai lettori che ogni mattina ci comprano in edicola, guardano il nostro sito o si abbonano a Rep. Se vi interessa continuare ad ascoltare un'altra campana, magari imperfetta e certi giorni irritante, continuate a farlo con convinzione.